Andiamo. Muoviti. Avanti, cammina. Siamo noi di sopra. Andiamo. Hai visto quanto è grosso quell'uomo? Cammina, forza! No, ma state attenti, è molto furbo. Fermati qui, faccia al muro. Mettiti in ginocchio, gambe larghe. Adesso ti libero i piedi, ma tu non devi muoverti, è tutto chiaro? Ora ti tolgo la manetta sinistra. Quando hai la mano libera, mettila dietro la testa. È tutto chiaro? Ora ti tolgo anche la destra. Quando hai la mano libera, mettila dietro la testa. È tutto chiaro? Avete sedato, vero? Almeno 10 volte, sergente. Puoi anche alzarti. Sai perché sei qui? Stai male, sei ferito? Non hai nessuna domanda o dichiarazione da fare? Adesso è tutto vostro. C'è troppa lì. Non finiremo mai di lavorare. Pronto, polizia? Sapeva proprio giocare. Ho cercato di insegnare. Buonasera, ragazzi, allora. Vediamo chi c'è. Bernard Taylor. Eccomi qua, signore. Steve Proctor. Sono qui. Sean Longway. Presente. Danny Bannerman. Sì, presente, signore. La ragazza è anche molto preparata.
Ma guarda, è una lettura interessante, sergente. È l'ultimo numero della rivista La Danza della Morte. Per tutti i vostri macabri bisogni. Ridammela. Oh, calma, calma. Sta attento, mi è sporcato. Voglio solo dare un'occhiata. La Danza della Morte. Che cosa dovrebbe significare? Niente, come la presenza qui dell'agente Stephen King. Emancipazione del cazzo. Non mi piace che sia un'allieva a coprirmi le spalle. Palla finita adesso. Sarà anche un'allieva, ma è una che fa sul serio. Devi stare molto attento, altrimenti ti succhierà tutto il sangue. Lo so, e lo succhia anche bene. Adesso basta, smettetela con questo pessimo umorismo e torniamo al lavoro. Bannerman sarà pure una donna, ma è più in gamba di tutti voi messi insieme. Steinwitz. Eccomi. Mattingly. Presente. Bene, allora, Taylor, Proctor e Longway, controllate le segnalazioni. C'è una lista aggiornata di tutti i veicoli rubati. Verificate con attenzione. Voglio dirvi un'ultima cosa prima che andiate via. Abbiamo un ospite speciale stanotte qui da noi. Si chiama Dwayne Mellor ed è un divoratore. Come ha detto, sergente? Un divoratore. Divoratore? Nel corso degli ultimi 2 anni, Mellor ha ucciso più di 30 persone in 5 differenti stati. Tutte le volte portava a casa le vittime. Uccideva subito gli uomini, mentre teneva in vita le donne per giorni. O addirittura per settimane. Giocava con loro, le torturava e in molti casi le mangiava. Per favore. I federali verranno a prenderlo domani. Il suo fascicolo è qui, nel caso foste interessati. A me non interessa, se lo può tenere. D'accordo, è tutto per stasera. Steinwitz, Mattingly e Bannerman, tenete d'occhio il divoratore. Ok. Ci vediamo domattina. Stasera sono stanchissimo. Ma chi lo dici? Scusi, sergente, ma ha veramente mangiato quelle persone? I rapporti dicono così. 32 per l'esattezza. Aveva fame e allora ha tagliato pezzi di carne dai corpi e li ha messi a friggere in padella. Hanno trovato intestini e altri organi chiusi in buste di plastica in frigorifero. Non ha buttato proprio niente? Già, ma la cosa incredibile è quello che hanno trovato nel suo armadio. Vestiti realizzati con la pelle delle vittime. Probabilmente gliela strappava via ancora da vivi. Ehi, ha fatto come quello del film Il silenzio degli innocenti. Hannibal Lecter. Esatto, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave accompagnato da un buon Chianti. Veramente era Buffalo Bill che scuoiava le vittime in quel film. Hannibal Lecter mangiava carne umana. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Volevo soltanto precisare i fatti. Non c'è niente di peggio di un fanatico degli horror. Che cosa hai sulla divisa? Cavolo. Non è colpa mia. Vai a pulirla. Certo, signore. Non è per niente facile essere un allievo. Essere un allievo donna, poi, è ancora più difficile. Continua a lavorare come stai facendo. Tra un anno, quando sarai un poliziotto a tutti gli effetti, ti rispetteranno. Potrai non piacergli, ma ti rispetteranno. Lo farò. Grazie, sergente. Brava, perché se non fai il tuo dovere, ti daremo in pasto a Mellor. Passa una buona serata. Volevo dirle una cosa, sergente. Lei sa che a metà degli arresti di Bannerman... Scusi, sergente. Le dispiace se do uno sguardo al fascicolo? È abbastanza cruento, non lasciarti impressionare troppo. Non si preoccupi, mi appassionano queste cose. Sì, ma Hannibal the Cannibal è un personaggio inventato. Quest'uomo no. Vai a controllare il detenuto? Sì. Voglio vedere se per caso ha fame. Se vuoi, puoi venire con me. Ti raggiungo tra qualche minuto. Devo cambiarmi la camicia. Già, hai ragione. Senti, scusa, mi dispiace. Ma tu non sei preoccupata di passare la notte con me e Mattingly da sola qui dentro? Perché dovrei esserlo? No, certo che no. In fondo siamo dei bravi ragazzi, giusto?
Hai sentito anche tu? Ho sentito che cosa? Ero sotto e mi è parso di sentire un rumore, un tonfo, come se qualcuno fosse caduto. Poi si sono abbassate le luci. No, non ho sentito niente. Che razza di pizza stai mangiando? Al pancreas e con pezzi di intestino. Ah, molto divertente. Non dovresti mangiare qui, ci sono i topi, lo sai. Beh, se ne incontri uno non glielo dire. Ne vuoi un po'? No, ti ringrazio. Ho letto sul fascicolo che Mellor è un cajun della Louisiana francese. Ah, sì? Problemi? Nessuno, non me l'aspettavo. Non ho mai sentito di un serial killer cajun. Forse perché è un divoratore. Non è il solito serial killer e questo fa una bella differenza. Qui c'è anche scritto che ha fatto dei paralumi di pelle umana e che giocava a palla con la testa delle vittime. Davvero? È decisamente creativo. No, è decisamente malato. È una persona piena di risorse, oserei dire. No. Dopo aver cacciato, i cagioni intendo, sfruttano ogni parte della preda. Se prendono un alligatore,
ne mangiano tutta la carne. Poi dopo lo scuoiano per farne accessori o vestiti. E infine utilizzano le ossa come se fossero utensili o armi. Ma allora agisce esattamente nello stesso modo, con l'unica differenza che lui lo fa sugli esseri umani. Se è così è ancora peggio. È come con i maiali, non butti nulla. C'è un po' di caffè? Lo faccio fresco io appena finisco. Vuoi che lo faccia io? No. Non preoccuparti. Il tempo di mangiare questa pizza e vado. Di un po', che cosa hai pensato quando hai visto Mellor? Oh, che cosa vuoi sapere? Sì, insomma, dimmi com'è fatto. Mi sta chiedendo se per caso ha le corna o la coda? È questo che intendi? No, voglio dire, che genere di persona è? Che vestiti indossa? Che cosa dice? Beh, mi è sembrato affamato. Non ho idea di che cosa dica. Non ha detto una parola quando ero lì. Comunque, se ti interessa tanto, perché non lo vai a trovare? Sono sicuro che sarà contento di vedere una bella ragazza come te. Tua madre non ti ha insegnato le buone maniere? Mia madre è stata uccisa quando avevo solo 10 anni. Marty, scusa, non lo sapevo. Mi dispiace tanto. Mia madre non è stata ammazzata. Vive felicemente in Florida e gode di ottima salute. Stavo scherzando. Ma che cosa ti passa per la testa oggi? Lì. Sei qui, mettili. Dai, vieni qui. Dove sei finito? Mettili. Mellor. Mellor. Sergente, contatti la centrale. Non si muove, sarà morto. Mellor, hai bisogno di qualcosa? Ti serve qualcosa? Sì, un bel piatto di fegato fritto e dei bulbi oculari in casseruola. Pezza di stupido, mi ha spaventata. Il tuo caffè. Lo scherzo è incluso nel servizio. È buono? Sì, grazie. E niente, è una miscela speciale. Tu hai visto Mattingly? No, non l'ho più visto da quando è venuto qui a vedere il detenuto. Marty, ma tu l'hai controllato? È tutto coperto dalla testa ai piedi. Lo vedo. Allora, ti sei chiesta come mai l'abbia fatto? Uccidere quelle persone? Sì, e mangiarle. In fondo è questo che lo rende diverso, no? Perché mangia le vittime? Può darsi che questo lo ecciti. Sei un'esperta, eh? Sì, potrebbe essere una sorta di perversione sessuale. Perché non glielo domandi? Sono certo che sarà d'accordo con tutto ciò che direi. Sei sveglio, Mellor? Mi hai sentito? Chissà che sapore deve avere. Che cosa? La carne umana. Sarà come la carne di maiale, credo sia così. Ah, lo sai, penso sia una questione di potere. A che ti riferisci? Alla ragione per cui mangia le vittime, deve essere un forte senso di potere che lo spinge a fare questo.
E tu che cosa ne sai? Beh, conosco un'antica leggenda voodoo che dice che se strappi via il cuore di un uomo e lo mangi prima che smetta di battere, non solo ti impossessi della sua forza interiore, ma anche del suo spirito. Quindi vorresti farmi credere che lui... Che succede? Hai sentito anche tu? Che cosa? Mi è sembrato un rumore. Probabilmente è stato Metheny. No, non è possibile che sia stato lui. Te l'avevo detto prima che c'era qualcosa di strano. Tu aspetta qui. Marty. Va tutto bene? Avanti, Mellor. Forza, alzati. Basta con questi giochetti. Maledizione, non può morire stasera. Se fossi in te, io non lo farei. Non mi sembra una cosa troppo sensata. Si può sapere dove sei stato? Non hai sentito che ti chiamavo? Se ti avessi sentito, ti avrei risposto. Qualcuno ha lasciato la cella aperta. Non io. Marty ha sentito dei rumori e sta controllando. Non è successo niente. Come lo sai? Ho parlato con Marty e mi ha detto che non ha trovato niente di strano. E allora, che cos'era quel rumore? Io che ne so. Un topo, il vento. E comunque chi se ne frega, smettila di essere paurosa come una donna. Tu hai visto Marty al piano di sotto? Che cosa sta facendo adesso? Non gliel'ho chiesto. A dirti la verità, questa storia sta iniziando a mettermi i brividi. Ah, sì? A quale storia ti riferisci, scusa? Che cosa c'è da ridere? Allora? Ho capito. Lo state facendo di proposito, voi. Vi siete messi d'accordo per spaventarmi. E perché? Ormai è chiaro quello che avete architettato. Che cosa avremmo architettato esattamente? Niente, lascia stare. Ti va un'altra tazza di caffè? Come fai a sapere che ne ho già presa una? Che cosa hai detto? Non ho sentito. Parla più forte. Lo vuoi un altro caffè o no? Dov'è Marty? Mi ha appena chiesto se voglio un altro caffè. Marty non è qui, non è possibile che ti abbia fatto questa domanda. Io ho sentito la sua voce. Sono stato io. Io ti ho chiesto se volevi un altro caffè. Ma non era la tua voce. Che cos'hai che non va stanotte? E hai il coraggio di chiedermelo. Siamo obbligati a stare qui con uno squilibrato che divora le persone per hobby.
E come se non bastasse, credo che sia morto. Che cosa racconteremo domani mattina? Ti sbagli, sta solo dormendo. E invece ti dico che è morto, non respira, l'ho visto bene. Ehi, dove stai andando? Vado a dire a Stanwitz che abbiamo un problema. Matti, abbiamo un inconveniente di sopra. Mi hai sentito? Abbiamo un problema. Può sapere che ti prende? I telefoni non funzionano. Che diavolo sta succedendo? È scappato! Cosa? Sì, il divoratore! Aspetta, cerca di calmarti. È riuscito ad uscire, si nasconde nell'edificio. Come ha fatto? Ha ucciso Matty lì e ora le sembianze di Marty. Le sembianze di Marty? Sì, prima avevo quelle di Matty lì. Ascolta, io non so quello che ti sei fumata, ma questo non è... Deve credermi, sergente! Lui acquisisce il loro aspetto. Lo so che può sembrare assurdo, ma è così. Spiegami com'è possibile. Non ne ho la minima idea. Stanwitz ha detto che secondo un'antica leggenda voodoo, se strappi il cuore di una persona e lo mangi prima che smetta di battere, non solo ti possessi della sua forza interiore, ma anche del suo spirito. Deve essere così. Ma lui si è impossessato dei loro capelli, della faccia, del corpo e di tutto il resto. Una specie di camaleonte, allora. Stai dicendo che assume le sembianze di tutti quelli che divora? Io mi rendo conto che è una cosa incredibile, ma è così. Fammi capire. Lui è riuscito a scappare e ha divorato Mettini e Stanwitz? Non li ho mai visti insieme per tutta la notte. E che vuol dire? Non sono mai stati nella stessa stanza contemporaneamente. E quando Mettini è venuto alle celle, si è seduto esattamente come si era seduto Marty 5 minuti prima e... tu hai dedotto questo perché Stanwitz e Mettini si sono seduti nello stesso modo e non sono mai stati nella stessa stanza in contemporanea? Il cadavere di Mettini si trova sotto la sua scrivania. Il cuore gli è stato strappato via dal petto. Glielo posso giurare su quello che vuole. D'accordo. Allora mi crede? Diciamo che di solito mi fido dei miei uomini, anche se questa storia è assurda. Comunque sia, ho il dovere di andare fino in fondo. Che cosa facciamo? Andiamo a controllare se la cella è vuota.
Sergente, da questa parte. Nota qualcosa di strano? Niente. Viene dalle celle. Sergente, chiamiamo i rinforzi prima di entrare. Se Steinwitz è in pericolo, non possiamo aspettare. Mi aspetti. Sergente, guarda. Sì. Fermo, non ti muovere! Che diavolo sarà? Forse Mellor. Potrebbe darsi. Togli la busta e scopriamo chi è. Saresti un bravo poliziotto, lo sai? La mia fame deve essere saziata. Cervello! Sono Marty, non mi riconosci? Ma che cosa ti prende? Tu non sei Marty. Come hai detto? E allora secondo te chi dovrei essere? Tu sei Mellor, quello schifoso divoratore. Hai ragione, tesoro caro. E come di certo saprai, noi divoratori non mangiamo per vivere, ma viviamo per mangiare. Mi deludi! Non credevo fossi una che si spaventasse così facilmente. Pensavo che fossi abituata a questo genere di cose. Andiamo, tesoro caro. Non ti sei stancata di questi giochetti? Lascia che io mangi il tuo cuore. Ah!
peccato che Marty non ti abbia mai dato il codice. Tu avevi capito tutto sin dall'inizio. Ma il gioco è bello quando dura tanto. Vuoi che resti con te? Carina. Povero futuro poliziotto, sei in trappola adesso. Sai una cosa? Mi piace la caccia quando la preda ha paura. Rilassati, cara. Ti farà male solo un po'.
Cosa cadumi male? Per favore, no! Farò tutto quello che puoi! Ti prego! Per favore, no! Non voglio morire! Non voglio morire! Con la pelle delle vittime. Probabilmente gliela strappava via ancora da vivi. Ehi, ha fatto come quello del film Il silenzio degli innocenti. Hannibal Lecter. Esatto, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave accompagnato da un buon Chianti. Veramente era Buffalo Bill che scuoiava le vittime in quel film. Hannibal Lecter mangiava carne umana. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Volevo soltanto precisare i fatti. Non c'è niente di peggio di un fanatico degli horror. Che cosa hai sulla divisa? Cavolo. Non è colpa mia. Vai a pulirla. Certo, signore. Non è per niente facile essere un allievo. Essere un allievo donna, poi, è ancora più difficile. Continua a lavorare come stai facendo. Tra un anno, quando sarai un poliziotto a tutti gli effetti, ti rispetteranno. Potrai non piacergli, ma ti rispetteranno. Lo farò. Grazie, sergente. Brava. Perché se non fai il tuo dovere, ti daremo in pasto a Mellor. Passa una buona serata. Volevo dirle una cosa, sergente. Lei sa che a metà degli arresti di Bennett... Scusi, sergente. Aspettati. Le dispiace se do uno sguardo al fascicolo? È abbastanza cruento non lasciarti impressionare troppo. Non si preoccupi, mi appassionano queste cose. Sì, ma Hannibal the Cannibal è un personaggio inventato. Quest'uomo no. A controllare il detenuto? Sì. Voglio vedere se per caso ha fame. Se vuoi, puoi venire con me. Ti raggiungo tra qualche minuto. Devo cambiarmi la camicia. Già, hai ragione. Senti, scusa, mi dispiace. Ma tu non sei preoccupata di passare la notte con me e Mattingly da sola qui dentro? Perché dovrei esserlo? No, certo che no. In fondo siamo dei bravi ragazzi, giusto? Eh?
Forse Mellor. Potrebbe darsi. Togli la busta e scopriamo chi è. Saresti un bravo poliziotto, lo sai? La mia fame deve essere saziata. Cervello! Sono Marty, non mi riconosci? Ma che cosa ti prende? Tu non sei Marty. Come hai detto? E allora secondo te chi dovrei essere? Tu sei Mellor, quello schifoso divoratore. Hai ragione, tesoro caro. E come di certo saprai, noi divoratori non mangiamo per vivere, ma viviamo per mangiare. Mi deludi! Non credevo fossi una che si spaventasse così facilmente. Pensavo che fossi abituata a questo genere di cose. Andiamo, tesoro caro. Non ti sei stancata di questi giochetti? Lascia che io mangi il tuo cuore. Ti giuro che non lo farai, Tracca! Vuoi che resti con te? Carina. Povero futuro poliziotto, sei in trappola adesso. Sai una cosa? Mi piace la caccia quando la preda ha paura. Rilassati, cara. Ti farà male solo un po'. Thank you.
Oh, ti ho trovata. Vieni con me. Ragione, tesoro caro. E come di certo saprai, noi divoratori non mangiamo per vivere, ma viviamo per mangiare. Mi deludi! Non credevo fossi una che si spaventasse così facilmente. Pensavo che fossi abituata a questo genere di cose. Andiamo, tesoro caro. Non ti sei stancata di questi giochetti? Lascia che io mangi il tuo cuore! Che Marty non ti abbia mai dato il codice. Tu avevi capito tutto sin dall'inizio. Ma il gioco è bello quando dura tanto. Vuoi che resti con te? Carina? Povero futuro poliziotto, sei in trappola adesso. Sai una cosa? Mi piace la caccia quando la preda ha paura. Rilassati, cara. Ti farà male solo un po'. Se fossi in te, io non lo farei. Non mi sembra una cosa troppo sensata.
Si può sapere dove sei stato? Non hai sentito che ti chiamavo? Se ti avessi sentito, ti avrei risposto. Qualcuno ha lasciato la cella aperta. Non io. Marty ha sentito dei rumori e sta controllando. Non è successo niente. Come lo sai? Ho parlato con Marty e mi ha detto che non ha trovato niente di strano. E allora, che cos'era quel rumore? Io che ne so. Un topo, il vento. E comunque chi se ne frega, smettila di essere paurosa come una donna. Tu hai visto Marty al piano di sotto? Che cosa sta facendo adesso? Non gliel'ho chiesto. A dirti la verità, questa storia sta iniziando a mettermi i brividi. Ah, sì? A quale storia ti riferisci, scusa? Che cosa c'è da ridere? Allora? Ho capito. Lo state facendo di proposito, voi vi siete messi d'accordo per spaventarmi. E perché? Ormai è chiaro quello che avete architettato. Che cosa avremmo architettato esattamente? Niente, lascia stare. Ti va un'altra tazza di caffè? Come fai a sapere che ne ho già presa una? Che cosa hai detto? Non ho sentito. Parla più forte. Lo vuoi un altro caffè o no? Dov'è Marty? Mi ha appena chiesto se voglio un altro caffè. Marty non è qui, non è possibile che ti abbia fatto questa domanda. Io ho sentito la sua voce. Sono stato io. Io ti ho chiesto se volevi un altro caffè. Ma non era la tua voce. Non si muove, sarà morto. Mellor, hai bisogno di qualcosa? Ti serve qualcosa? Sì, un bel piatto di fegato fritto e dei bulbi oculari in casseruola. Razza di stupido, mi ha spaventata. Il tuo caffè. Lo scherzo è incluso nel servizio. Già, è buono? Sì, grazie. E niente, è una miscela speciale. Tu hai visto Mattingly? No, non l'ho più visto da quando è venuto qui a vedere il detenuto. Marty, ma tu l'hai controllato? È tutto coperto dalla testa ai piedi. Lo vedo. Allora, ti sei chiesta come mai l'abbia fatto? Uccidere quelle persone? Sì, e mangiarle. In fondo è questo che lo rende diverso, no? Perché mangia le vittime? Può darsi che questo lo ecciti. Sei un'esperta, eh? Sì, potrebbe essere una sorta di perversione sessuale. Perché non glielo domandi? Sono certo che sarà d'accordo con tutto ciò che direi. Sei sveglio, Mellor? Mi hai sentito? Chissà che sapore deve avere. Che cosa? La carne umana. Sarà come la carne di maiale, credo sia così. Ah. Lo sai, penso sia una questione di potere. A che ti riferisci? Alla ragione per cui mangia le vittime deve... deve essere un forte senso di potere che lo spinge a fare questo. E tu che cosa ne sai? Beh, conosco un'antica leggenda voodoo che dice che se strappi via il cuore di un uomo e lo mangi prima che smetta di battere, non solo ti impossessi della sua forza interiore, ma anche del suo spirito. Quindi vorresti farmi credere che lui... Che succede? Hai sentito anche tu? Che cosa? Mi è sembrato un rumore. Probabilmente è stato Mattingly. No, non è possibile che sia stato lui. Te l'avevo detto prima che c'era qualcosa di strano. Tu aspetta qui. Marty. Va tutto bene?
Non sapeva proprio giocare. Ho cercato di insegnare. Buonasera, ragazzi, allora. Vediamo chi c'è. Bernard Taylor. Eccomi qua, signore. Steve Proctor. Sono qui. Sean Longway. Presente. Danny Bannerman. Sì, presente, signore. La ragazza è anche molto preparata. Ma guarda, è una lettura interessante, sergente. È l'ultimo numero della rivista La Danza della Morte. Per tutti i vostri macabri bisogni. Ridammela. Oh, calma, calma. Sta attento, mi è sporcato. Voglio solo dare un'occhiata. La Danza della Morte. Che cosa dovrebbe significare? Niente, come la presenza qui dell'agente Stephen King. Emancipazione del cazzo. Non mi piace che sia una lieva a coprirmi le spalle. Palla finita adesso. Sarà anche una lieva, ma è una che fa sul serio. Devi stare molto attento, altrimenti ti succhierà tutto il sangue. Lo so, e lo succhia anche bene. Adesso basta, smettetela con questo pessimo umorismo e torniamo al lavoro. Bannerman sarà pure una donna, ma è più in gamba di tutti voi messi insieme. Steinwitz. Eccomi. Mattingly. Presente. Bene, allora, Taylor, Proctor e Longway, controllate le segnalazioni. C'è... Adesso basta con questi stupidi scherzi! Può sapere che ti prende? I telefoni non funzionano. Che diavolo sta succedendo? È scappato! Cosa? Sì, il divoratore! Aspetta, cerca di calmarti. È riuscito ad uscire, si nasconde nell'edificio. Come ha fatto? Ha ucciso Mattingly e ora le sembianze di Marty. Le sembianze di Marty? Sì, prima aveva quelle di Mattingly. Ascolta, io non so quello che ti sei fumata, ma questo non è... Deve credermi, sergente! Lui acquisisce il loro aspetto. Lo so che può sembrare assurdo, ma è così. Spiegami com'è possibile. Non ne ho la minima idea. Steinwitz ha detto che secondo un'antica leggenda voodoo, se strappi il cuore di una persona e lo mangi prima che smetta di battere, non solo ti possessi della sua forza interiore, ma anche del suo spirito. Deve essere così. Ma lui si è impossessato dei loro capelli, della faccia, del corpo e di tutto il resto. Una specie di camaleonte, allora. Stai dicendo che assume le sembianze di tutti quelli che divora? Io mi rendo conto che è una cosa incredibile, ma è così. Fammi capire. Lui è riuscito a scappare e ha divorato Mattingly e Steinwitz? Non li ho mai visti insieme per tutta la notte. E che vuol dire? Non sono mai stati nella stessa stanza contemporaneamente. E quando Mattingly è venuto alle celle, si è seduto esattamente come si era seduto Marty 5 minuti prima e... tu hai dedotto questo perché Steinwitz e Mattingly si sono seduti nello stesso modo e non sono mai stati nella stessa stanza in contemporanea? Il cadavere di Mattingly si trova sotto la sua scrivania. Il cuore gli è stato strappato via dal petto. Glielo posso giurare su quello che vuole.